intanto approfittando di questi doppiaggi Schumacher si è riavvicinato ancora, rientra Häkkinen. Häkkinen ai box, Michael Schumacher deve dare il massimo ma ha delle vetture davanti. Michael Schumacher ha davanti Irvine ed Herbert con le due Jaguar e vedete che ci sono delle goccioline d'acqua. Ancora Häkkinen, 7 secondi e 4 per le operazioni del secondo riferimento, del secondo rifornimento. Häkkinen 7 secondi e 4, Schumacher al momento è in testa, deve cercare di guadagnare il più possibile, aveva un ritardo di soltanto tre decimi, mezzo secondo diciamo, perché il Mika Häkkinen è rientrato in box. Michael Schumacher adesso abbiamo visto nella parte finale delle S, entra nella Degner curve, ha del traffico davanti. Michael Schumacher che ha continuato a guadagnare nel primo tratto circa 6 decimi di secondo rispetto a Mika Häkkinen, sommando anche il secondo e due che ha avuto di vantaggio nel giro precedente, ci possono essere i secondi necessari per riuscire a fare rifornimento. E intanto c'è un doppiato, una testa a coda da parte di Wurz alla chicane, quindi un momento particolare per Michael Schumacher che rientra ai box. Schumacher ai box, aveva quasi 27 secondi di vantaggio su Häkkinen, ora inquadrato, le febbrili operazioni nel box della Ferrari, riparte dopo 6 secondi Michael Schumacher, ce la può fare, sì, dovrebbe farci. Ce la può fare al triangolo Mika Häkkinen, quindi Michael Schumacher sta per uscire di nuovo in testa, non compare la sagoma della McLaren, eccola che arriva Michael Schumacher, è in testa, esplode la gioia dei tifosi sulle tribune e anche ai box, Michael Schumacher torna in testa dopo il secondo pit stop grazie a dei giri velocissimi, applausi anche ai meccanici, Stella Bruno. Applausi ai meccanici e grandi scambi fra di loro. Michael Schumacher prosegue nella sua cavalcata verso il traguardo, 3 giri e mezzo alla conclusione. Stella Bruno. Dovreste vedere la differenza per quanto era febbrile prima nel pit stop, l'attività, il box, invece adesso è immobile. Ogni meccanico sembra pietrificato nella sua posizione, guarda i monitor e sembra trattenere il fiato. Forza Michael, allora, come ti chiamano i tuoi meccanici, storpiando il nome in inglese, pochi chilometri ti separano dalla grande impresa, da quell'obiettivo che ti sei posto quando ti sei legato alla Ferrari 5 anni fa. Sono state 5 stagioni difficili, costellate di grandi vittorie ma anche di grandi delusioni e di momenti di grande sofferenza come l'incidente dell'anno scorso con la frattura della gamba, e si dovrà sottoporre a un nuovo intervento chirurgico fra un mese circa il tedesco in una clinica svizzera. Ora è venuto il momento del riscatto, della gioia, ed è quello che i meccanici attendono. Ormai siamo a pochi chilometri dalla conclusione, meno di 10 chilometri. E allora forza Michael, perché davvero a spingere la tua macchina ci sono proprio quegli uomini, 500 dipendenti della gestione sportiva, i 1800 dipendenti della Ferrari, i tifosi sparsi in tutto il mondo che da 21 anni attendono questo trofeo, questo grande obiettivo che si sta materializzando. 3 giri alla conclusione, Jean Todt e accanto a lui lo stratega Ross Brawn, i meccanici. Davvero palpabile l'emozione, l'intensità di questi momenti. 3 giri alla conclusione, meno di 10 chilometri, quindi forza Michael, tieni duro, concentrato, convinto in questi ultimi chilometri, esprimi il meglio di te come hai fatto da quando sei arrivato alla Ferrari. Ci piace ricordare che nessuno ha vinto quanto il tedesco sotto le insegne del cavallino rampante, 23 vittorie. Michael Schumacher che ha vinto 2 mondiali e che quindi può entrare in quella che viene definita la galleria dei campioni 3 volte iridati, il club dei 3, ne fanno parte Jack Brabham che era proprio qui, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet e il compianto Ayrton Senna. Una piccola sbandata. Momento di grande tensione all'uscita della curva 130R per Michael Schumacher, che ha controllato a circa 280 all'ora con grande rapidità, un controsterzo che ci ha fatto palpitare, perché lì appunto con la riga bianca inumidita e con il cordolo ugualmente inumidito si poteva buttare all'aria tutto. 2 giri alla conclusione, Michael Schumacher
ha un vantaggio di 6 secondi e 4 su Häkkinen, un vantaggio che è aumentato. Mika Häkkinen sta mollando anche sotto il profilo psicologico. Forza Mikel, allora solamente pochi chilometri alla conclusione, meno di 10 chilometri alla conclusione per Michael Schumacher, Gran Premio del Giappone con bandiere rosse già al vento. Tutti sono qui a trepidare e immaginiamo quanta emozione ci sia nella piazza di Maranello e anche nella piazza di Kerpen, due paesi tanto lontani ma tanto vicini in questa circostanza, così come sembrano annullati i 13.000 chilometri che ci dividono dall'Italia, dove tutti sono pronti a far festa per la Ferrari, che è il simbolo forse più importante dell'Italia nel mondo, dell'Italia che vince, dell'Italia della tecnologia, dell'Italia della grande passione. Forza Michael, perché si sta per spezzare quel terribile incantesimo, una sorta di maleficio che da 21 anni vede la Ferrari costretta a rinunciare al titolo iridato, che ricordiamo per la scuderia del Cavallino è stato già vinto da Ascari e Lauda per due volte, poi da Fangio, da Hawthorn, da Surtees, che era proprio qui, lo abbiamo visto in questi giorni, da Phil Hill e da Jody Scheckter. Sta per iniziare l'ultimo giro per Michael Schumacher, gli ultimi 5 chilometri di questo Gran Premio. Michael Schumacher sta allungando le mani sul titolo iridato. Fra l'altro, se la classifica dovesse rimanere questa, Schumacher, Häkkinen, Coulthard, Barrichello, la Ferrari porterebbe a 14 lunghezze il vantaggio sulla McLaren nel mondiale costruttori, e realisticamente si può pensare che anche il titolo mondiale costruttori possa prendere giustamente la via di Maranello. Forza Michael, giro finale, gli ultimi chilometri, sentiamo a distanza le trombe, le bandiere rosse qui in casa della Honda già sventolano, sono tantissime. Michael Schumacher sta per vincere il Gran Premio del Giappone. Ettore Giovannelli ha aperto giustamente il microfono, lo vediamo in mezzo agli uomini in rosso che sono già al muretto, le ultime curve per Michael Schumacher che sta regalando l'attesissimo sogno, si sta per realizzare la vittoria del tedesco nel campionato del mondo di Formula 1 2000. Siamo qui alla curva del cucchiaio, siamo a pochi chilometri dal traguardo, la festa sta per iniziare qui a Suzuka, a Maranello e in ogni angolo del mondo. Ci sono 420 club Ferrari sparsi nei 5 continenti, dove la Ferrari vanta un numero impressionante di tifosi. Le ultime curve per Michael Schumacher, inseguito vanamente da Mika Häkkinen. Il titolo mondiale non gli può sfuggire. L'ultima chicane, poi l'ultima curva prima del traguardo. Michael Schumacher ce l'ha fatta! Sì, Michael Schumacher, campione del mondo! Riporta il titolo ridato a Maranello, 21 anni dopo Jody Scheckter! Campione del mondo, Michael Schumacher! Per la Ferrari, i colori dell'arcobaleno sulle insegne del cavallino rampante! Michael Schumacher vince davanti ad Häkkinen, Coulthard, Barrichello, Paddock, Irvine, campione del mondo. Michael Schumacher è campione del mondo sulla Ferrari, nemmeno lui sembra crederci. Batte le mani sul volante, Ettore Giovannelli, facci sentire. Siamo campioni del mondo! Sì, sono i meccanici della Ferrari che non correggono più la gente. Campione del mondo! Campione del mondo Michael Schumacher, riporta l'iride a Maranello. Michael Schumacher ha appena completato il giro d'onore, va a raccogliere l'applauso dei suoi meccanici, dei suoi tecnici e dei tanti tifosi. Michael Schumacher, campione del mondo, si va a complimentare Eddie Irvine e Jean Todt, il grande capo, ce l'ha fatta, così come ce l'ha fatta Luca di Montezemolo. 9 anni fa ha dovuto ricostruire questa squadra, l'ha riportata ai vertici, il lavoro è stato compiuto. La Ferrari torna con Michael Schumacher al vertice della Formula 1. Terzo titolo mondiale per Michael Schumacher con 98 punti, è irraggiungibile. Häkkinen è a 86, Coulthard 67, Barrichello 58. Questi i piloti che hanno concluso nell'ordine, poi
Button, Villeneuve, Herbert e Irvine nelle prime 8 posizioni. Gran Premio Giappone, Trulli 13esimo, Fisichella 14esimo. L'abbraccio con Barrichello e poi la stretta di mano molto significativa con Häkkinen. Un abbraccio fra di loro. Accanto a loro c'è Jean Todt. Michael Schumacher ha meritato questo successo. 43esima vittoria per lui in 144 Gran Premi. Per la Ferrari è il successo numero 134 nella sua storia ed è il titolo mondiale per Michael Schumacher, che si abbandona nelle braccia di Jean Todt. È commosso, ce l'ha fatta. Il suo obiettivo, inseguito da quando era arrivato a Maranello, lo ha raggiunto Michael Schumacher. Ettore Giovannelli. Luca Baldisseri, il suo ingegnere di macchina, l'uomo che tecnicamente gli è stato più vicino quest'anno. È stato duro, bella corsa, bellissima, l'ha vinta lui sul misto bagnato asciutto. Ha ripreso il gap, poi aveva un po' più di benzina, si è riuscito a star fuori e lui ha fatto il resto. Dimenticata allora quella brutta partenza. La partenza, dire onesto, c'era un casino di sporco proprio davanti, 5 metri davanti a Michael, e lì sicuramente non l'ha aiutato. Comunque non importa più, ormai non importa più. Grazie. Campione del mondo Michael Schumacher aggiunge il suo nome a quelli di Ascari, Lauda, Fangio, Hawthorn, Sarti, Seal e Scheckter. Terzo titolo dopo quelli conquistati con la Benetton nel 94 e nel 95. È il momento della commozione, della gioia, delle lacrime, e non poteva essere altrimenti. Immagino campane a festa a Maranello, a Kerpen e in tutti gli angoli del mondo, dove ci sono milioni e milioni di tifosi della Ferrari, che conta 420 club di tifosi. Guardate la festa, va a ringraziare uno per uno Timpini, l'uomo addetto al rifornimento, Jane Parisi e poi tutti gli altri che hanno collaborato, 550 gli uomini della gestione sportiva Ferrari che hanno dimenticato le domeniche, i giorni festivi, hanno lavorato intensamente. È stato un anno davvero massacrante, con tante gare, tante giornate di test, di prove, e alla fine questo meritato successo che dovrà essere completato fra 15 giorni dal Mondiale Costruttori. La Ferrari ha 14 punti di vantaggio e chiaramente ha due lunghezze solamente dalla certezza matematica di questo secondo titolo mondiale. Ettore Giovannelli. Sì, con Stefano Domenicali, il direttore sportivo della Ferrari. Ma come festeggerete adesso? Non avevate preparato nulla per Scaramanzia? No, direi proprio di no. Adesso vedremo. La prima cosa da fare è cercare di passare le verifiche. Cioè controlliamo che tutto sia a posto, ma siamo tranquilli.